questo pezzo. No, sta rilevando i campi elettromagnetici. Sta rilevando noi? No, diciamo i campi. I generali della sala, cioè diciamo, il generale della sala. Sì, c'è un filo che sta captando, perché l'antenna per montarla ci vuole troppo tempo, quindi adesso non la monto, però vi faccio vedere tutto quanto. Da che te ne accorgi? Le linee. Allora, aspettate. Oh. Allora, possiamo iniziare un attimo? Iniziando l'ultima. Allora, uno, due, tre, prova, mi sentite, no? Sì. Oh. Allora, salve a tutti, per chi mi conoscono, sono Emiliano Babilonia, ho iniziato la mia battaglia nel 2001, dopo un anomalo fermo della Gendarmeria Nera di Roma, c'era il generale qui, quindi avete capito chi era la Gendarmeria Nera che mi ha fermato, ma quello era stato praticamente un pretesto per poter immettermi all'interno di una sperimentazione o un collaudo di tecnologia per controllo della mente a distanza. Siccome sono un tecnico, tutti i miei parenti mi dicevano che ero diventato pazzo, malato di mente, che c'avevo... No, pazzo, malato di mente, che ero esaurito, dovevo andare dal dottore, dovevo prendere dei farmaci, allora io ho cominciato a prendere questi farmaci, ma non servivano a niente, perché le frequenze erano sempre uguali, i disturbi erano sempre gli stessi. Allora un giorno che cosa ho fatto? Ho preso questi farmaci, ho incominciato a mettere dentro al bicchiere, invece di 30-40 gocce, come mi diceva il dottore, una goccia. E vedevo l'effetto collaterale del farmaco. Sembrava come se qualcuno aveva letto il famigerato bugiardino del farmaco e mi metteva tutti gli effetti collaterali del farmaco stesso. Allora io ho detto, scusa, ma se io metto una goccia sola in un bicchiere d'acqua, come faccio ad avere tutti questi disturbi e tutte queste patologie? Perché vengono simulate da questo sistema. Ho incominciato a studiare come il sistema interagiva con il mio corpo, come le frequenze interagivano con i miei centri nervosi, e utilizzano tre tipologie differenti. Utilizzano le frequenze biofotoniche degli occhi, perché ci penetrano attraverso gli occhi con la luce, le frequenze infrasoniche attraverso i condotti uditivi, e poi utilizzano le frequenze che interagiscono con la nostra risonanza sensoriale, con i nostri centri nervosi centrali. Voi dite, perché sparano le scie chimiche e ci mettono i metalli? Perché noi respiriamo i metalli, diventiamo un'antenna e l'antenna capta i segnali. Adesso metto il dito sull'apparecchio, guardate il mio corpo, ecco, che radiazioni sta assorbendo dall'esterno, e in questa stanza le radiazioni sono elevate. Io stacco, mi faccio l'eletta e diminuisce tutto. Queste sono le frequenze che stanno passando attraverso il mio corpo e io le amplifico, perché faccio da un'antenna portante. Loro lo sanno, sparano la modulazione di frequenza in un ampio raggio, o attraverso la corrente elettrica, perché ci sono le frequenze dei 50 Hz e queste già le vediamo, ecco la frequenza dei 50 Hz, pensate quanto è forte. Però se io metto l'analizzatore sulla mia mano, cioè mi collego allo strumento, parte tutto il sistema e le frequenze diventano elevatissime. Pensate che elettrosensibile, che cosa gli sparano addosso. Avete sentito che cosa prima diceva? Perché non c'è, lo mettiamo il professore? No, questo già io. Sì, poi facciamo un test. Facciamo un test. Varia da persona a persona. Varia dalla sensibilità dei campi elettromagnetici, dalla tolleranza delle frequenze elettriche del corpo e del cervello. Sì. Ma che cosa vuol dire questo? Vedete? La ragazza sta interagendo con i campi elettromagnetici provenienti dall'esterno. Tutto quel... No, mettilo solo dritto, solo la punta. La ragazza sta interagendo con queste frequenze. Adesso che cosa succede? Se la ragazza... Guardate che campo... come si sta alzando fortissimo il campo. Perché? Perché loro si sono avvicinati tutti quanti insieme
e creano una sorta di amplificazione attraverso queste frequenze. Cioè, se uno lo dice a determinate persone che dice guarda che questo sistema serve proprio per fare questo, cioè un'arma che crea disturbi, frequenze e patologie, non ci crede nessuno, perché una semplice corrente elettrica ci usano come antenne. Potete fare tutti quanti la prova solo il pulsantino volante. Vedete quanto sono forti le frequenze che interagiscono con il nostro corpo. Allora, che cosa feci io? E proprio 50 Hz. I picchi molto elevati, purtroppo, no, ma guarda le altre frequenze, cioè noi stiamo captando adesso le frequenze dei ripetitori 100 Hz, 150 Hz, pensate che in mezzo a queste frequenze ci sono altre frequenze che interagiscono con i centri nervosi centrali e creano patologie, e loro quello che vogliono. Sì, vabbè, sintomatologie, però creano anche patologie a lungo termine, perché se noi veniamo irradiati con una frequenza per tot giorni, automaticamente ci cominciamo ad ammalare, perché non abbiamo più la capacità di rigenerarsi, di rigenerare il nostro corpo durante la notte. Allora, che cosa ho fatto io una sera? Stavo dentro casa, senza farsi leva tutto, la frequenza diminuisce, veramente fortissimo, perché il nostro corpo interagisce con questi sistemi, noi rileviamo queste frequenze ed ecco perché abbiamo i disturbi. E ci sono delle persone che hanno le frequenze ma non alte, molto di più, non rilevano niente, e invece noi rileviamo queste parametri perché siamo ipersensibili a questi campi elettromagnetici. Tutti ce l'abbiamo sul corpo. Però avete visto, guardate, c'è stata una piccola variazione, la 150 Hz è diminuita, perché magari il nostro corpo non interagisce proprio al 100% a secondo della persona, a secondo dei liquidi del corpo, a secondo della sensibilità. Infatti le frequenze cerebrali cambiano da una persona all'altra, a secondo, quando uno viene a fare l'elettroencefalografo cambiano le determinate frequenze. Ma come possiamo difenderci da questa cosa? Dovremmo staccare la corrente elettrica dentro casa e vivere in un posto isolato, di una campagna. Io vivo in campagna, stacco la wifi, ma staccare proprio il contatore. Contatore generale. Ma gli stronzi ti fanno saltare anche la corrente, quando certo, fai le cose certo, che non gli piacciono ti fanno staccare la corrente. Perché io la notte non dormo, ho sciami di api. Lo dovete dire qui un attimo. Allora io aspettate. Vabbè ragazzi, tanto sei capita. Più genere. Ma magari mi dici quando è che fai altre dimostrazioni, non è che ti levavo da nessuno. Io ho sciami di api, non mi rumore, tipo la televisione una volta quando non c'era le cose che si fa il mio. Sento tutti proprio, non dormo, mi riempio d'aria, metto le magliette nere, ma spiegami come fanno a farti gonfiare. Aspetta, scusami, mi entra molta aria, si chiamano dei cerchi bianchi, tipo le fotografie sulle maglie, e per un periodo mi si facevano proprio dei tatuaggi sulle orecchie qui, in testa, la testa mi si gonfia, è pesante, e sono sempre stonata, e qui ho sempre una luce. Solo questa, prima ce l'avevo qua, ora ce l'ho solo di qua. Questa ci fa saltare io. No, questo no. No, comunque non ce la faccio più. Io mi spiego in modo molto, molto semplice come cercare di trovare un minimo di rilassamento con degli oggetti che ho qui, che voi potete acquistare in qualunque tipo di ferramenta oppure in qualunque tipo di qualunque posto di ottica. Perché loro hanno una mappatura cerebrale, una mappatura delle frequenze nel nostro corpo. Anche mi fanno gonfiare le vene. Tutto. Hanno proprio degli strumenti, poi mi mandano la fotografia se io mi sono gonfiate le vene. Però vedi che quelle frequenze sono cambiate. Vedete la differenza tra le persone che stanno facendo le analisi?
ci sono praticamente le frequenze base che sono i 50 Hz fino ai 100 Hz, ma le altre due stanno cambiando, invece le altre si alzano perché il nostro corpo cambia a seconda della risonanza delle frequenze che noi subiamo. Non te lo spiego, è semplice, però non te lo spiego. Allora, la prima cosa che io ho fatto dopo che ho rilevato queste frequenze che provenivano, un attimo d'attenzione, perché sennò si sente la registrazione delle vostre parole dentro la telecamera e dentro i microfoni. Allora, praticamente, quando io mi sono accorto che venivo irradiato da questa sorta di tecnologia e che poi ho fatto molte analisi, molti rilevamenti, io qui ho portato pure un elettroencefalografo, ma se faccio uscire fuori, cioè attacco l'elettroencefalografo, siamo 40 persone, un'analisi per ogni persona, arriveremo praticamente a mezzanotte, quindi sarebbe praticamente una cosa inverosimile. Io voglio fare l'analisi un secondo al generale Pappalardo, io voglio vedere che frequenza ha il generale Pappalardo toccato questo riquadratino, deve toccare solamente l'antennina. Lo faccio ben volentieri. Solo col pollice. Vedete quanto sono alte quelle frequenze del generale Pappalardo? Si sono accese tutte tranne la 300 Hz. Che vuol dire questo? Che il suo corpo sta assorbendo tutti i campi elettromagnetici provenienti dall'esterno. Come sono contento. Ma anche io, se lo tocco anche io, si vedono le frequenze che aumentano in base, insomma, alla sensibilità del nostro corpo. Credo che adesso ce l'abbiamo un po' tutti uguali. Tutti ce l'abbiamo uguali. Allora io che cosa ho fatto? La gente mi diceva che aveva gli acufeni, i disturbi, le voci durante la notte. Ho preso una cuffia insonorizzata, 7 euro, l'ho utilizzata e ho notato che praticamente scomparivano determinati disturbi. Alcune frequenze proprio sparivano perché si sentivano i rumori, i suoni provenienti dall'esterno, non più dall'interno. Allora, queste persone di queste agenzie deviate, non ben definite, che cosa hanno fatto? Io ho messo le cuffie e loro mi hanno messo i suoni all'interno della testa, perché loro avevano capito che io stavo trovando una soluzione per trovare una schermatura che bloccasse queste frequenze provenienti dall'esterno. Mi fai una cortesia? E poi hanno incominciato... Puoi metterti questa parte addosso? Dopo, me la metto dopo. Ma io ho un domandone e poi scappo via. Ma perché adesso? Perché noi rileviamo questi sistemi. Li rileviamo, noi siamo in grado di rilevare questo sistema. Non è sicuro che non c'entra niente, non è una cosa. Non tutti, non nessuno soggetto. E da che cosa dipende? Vediamo con questo esperimento, se mi fulmino in diretta, che mi dico questo avvenimento. Non lo so che cos'è, stiamo perdendo. Voglio dire. No, se vedete aumentano. Aumentano pure. Vedete quanto si sono più allargate? Perché questo è un metallo e il metallo fa la stella. Ecco perché. Ma che esatto, che materiale è? No, metallo. Me l'hanno regalata. Aiuta per altre cose, però. Allora io che cosa ho fatto? Quando ho cominciato a fare questa analisi, io ho preso questo tessuto che serve per creare le gabbie di Faraday, per schermare determinati apparecchiature per i radar da terra, per i radar di Italia da terra. E allora che cosa ho fatto? Non sono un fantasma, ma praticamente giravo dentro casa così. Una volta sono uscito fuori al balcone, oltre che un'altra volta sono uscito fuori al balcone con tutte le strumentazioni, la signora credeva che era Robocop che stava uscendo fuori al balcone, ma con questo tessuto in testa la figlia della signora non mi ha più salutato nel condominio perché pensava che c'era qualcosa di strano. Ma questo tessuto scherma veramente tanto. È una rete particolare. È una rete particolare che scherma proprio. Dato 50 Milano al metro. Scappo via perché se no perde. Sto andando via. Quando lo pubblichi. Va bene. È stato un piacere. Ciao. Generale, arrivederla. Ci vediamo il 10 maggio. Ciao, ci vediamo. Alle 9:30.
Se vedete, con questo tipo di schermatura il raggio d'azione delle frequenze leggermente diminuisce, la frequenza di 150 Hz per esempio si è attenuata. Io ho fatto un test su Giosefa con l'elettroencefalografo, lei aveva una frequenza fissa altissima e stavamo all'interno di casa di una ragazza che sta qui, di Daniela, perché infatti siamo andati a casa di varie vittime per fare determinate analisi e addirittura noi interagivamo con le persone. Se tocchi la rete amplifichi il segnale. E certo, non lo dovresti toccare, dovrebbe stare staccato dal tuo corpo. E poi era solo una prova. Perché il 50 Hz, sì, perché il 50 Hz che praticamente viene di me. Allora, ma questa è una domanda un po'. Per esempio, vedete il 300 Hz, il 200 Hz, il 150 Hz sono diminuiti. Per questo il nostro corpo non oscilla in realtà tutto uguale, oscilla a secondo del liquido, dell'acqua, della sensibilità che noi praticamente abbiamo. Ecco perché alcune persone hanno il dolore in testa, il dolore sulle gambe, il dolore in un punto. Però con il sistema di attacco della risonanza sensoriale o con l'arma di energia diretta, con la mappatura cerebrale loro possono indurre quello che loro vogliono, perché le malattie indotte portano la vittima attaccata con questi sistemi ad andare dal dottore e sono miliardi di euro che praticamente vengono spesi, le case farmaceutiche, le industrie militari o chi opera per le industrie aerospaziali per costruire questi sistemi tecnologici. Per partecipare al nostro evento altre dimostrazioni potete anche su internet oppure su Facebook, intanto evitiamo Babilonia c'è su Facebook. Grazie, ciao, niente, ciao. Ci vediamo, grazie. Come fai? Sei sensibile? Ah, con questa qua. Per esempio c'è un'altra cosa che noi abbiamo notato. L'occhiale polarizzato bloccava tutti i disturbi provenienti dall'esterno, cioè la luce che cosa fa? Entra all'interno del cristallino dell'occhio, la luce si trasforma in corrente elettrica, ma la corrente elettrica deve essere continua. Invece se loro ci sparano i 50 Hz della corrente alternata, noi abbiamo una sorta di elettroshock e la notte non dormiamo più. Rimaniamo in dormiveglia. No, fa la prova del questo, voglio vedere. Se vedete le frequenze, la 300 Hz è più bassa, la 150 è più bassa, ma le altre sono sempre più alte. Infatti, quando siamo andati a casa di Alessia, abbiamo fatto le analisi con tutti gli strumenti, aveva campi elettromagnetici elevatissimi dentro casa. E fatalità, Alessia dorme, cioè c'è la camera da letto, sotto una cabina di trasformazione dell'Enel in mezzo alla strada. Cioè, qui è il letto e dove c'è la sedia rossa c'è la cabina di trasformazione. Pensate che lei rileva i campi elettromagnetici, non può più dormire all'interno di quella abitazione, perché le frequenze elettromagnetiche poi si amplificano su tutta la rete di casa, perché il magnetismo tende a spingere questo campo talmente forte che le radiazioni sono devastanti. Allora io ho dato un consiglio alle persone: quando voi sentite degli acufeni o degli anomali rumori, usate queste cuffie, fate la prova a casa, costano 7 euro, cioè una stupidaggine, e per bloccare le frequenze di luce, le frequenze a fotoni, utilizzate gli occhiali polarizzati. Ovviamente non vi dico di utilizzare cuffie, occhiali polarizzati e rete e andate in giro insomma, per il quartiere,
facciamo una simulazione, no? Perché praticamente dopo tutti quanti cominceranno a credere altro su di me. Però io l'ho fatto, io una notte mi sono preso una tenda, sono uscito da casa, sono andato in un prato, mi sono messo dentro la tenda e mi ero schermato. E avevo praticamente conosciuto una persona che lui lavorava per la chiesa, faceva il restauratore di tutti gli oggetti in oro della chiesa, un doratore. Allora gli avevo tagliato un pezzetto di questo tessuto e me l'ero messo dentro al cappello per schermare praticamente queste radiazioni. È vero che funzionava, mi schermava dalle frequenze di questi sistemi, solo che avevo un mal di testa terribile, perché ovviamente schermo un sistema radio, ma nello stesso tempo lo amplifico. Dove lo trovi questo? Perché questo vai una seconda su internet. Perché praticamente sono tessuti schermanti, le campi elettromagnetici, sì. Perché praticamente se io sto all'interno di una gabbia di Faraday, cioè prendo questo tessuto e creo una stanza con questo tessuto, io all'interno non posso portare sistemi elettromagnetici o frequenze elettromagnetiche, perché le amplifico là dentro quella stanza, o addirittura genero un campo nocivo per me. Invece se la schermatura viene effettuata, io all'interno della stanza sto con un campo neutro, cioè sono solo io con il mio corpo, mi porto una torcia da scabile, mi metto un letto, mi metto a dormire lì, mi schermo. Perché accendi la luce non va bene. Non va bene, perché la luce deve essere in corrente continua, perché se è in corrente alternata amplifichi la corrente alternata all'interno della stanza e crea praticamente un'amplificazione che non finisce più. E vediamo che ora è, abbiamo altri 5 minuti. E noi abbiamo dato, l'avete preso questo volantino? Dopo ve lo diamo questo volantino. Abbiamo riscontrato che praticamente le vittime che vengono attaccate ovviamente con questi sistemi, lo posso dire anche io di persona, hanno praticamente queste patologie. Allora, il blocco delle funzioni interne, elettrosensibili, mal di testa e emicranie fortissime, acufeni, suoni e rumori indotti o simulati, formicolii, dolori di ogni genere, come dolori allo stomaco, al petto, al seno, ai testicoli, alle ovaie, al cuore, ai polmoni, aggravamento del tutto con affanno e palpitazione. Qui è tutto scritto all'interno di questo volantino, perché la maggior parte delle vittime che vengono attaccate con questi sistemi, il 90% hanno quasi tutti le stesse identiche patologie, gli stessi identici disturbi, tranne qualcuno che ci ha contattato ovviamente, che vedeva le galline, vabbè, quelli sono casi eccezionali, ha denunciato le galline, poi hanno fatto due TSO, però io non dico che non è vera la cosa delle galline, ma quando uno va a fare una visita a un dottore, va a un ospedale, a un pronto soccorso, deve essere intelligente. Io sento un dolore e vado a farmi vedere quel tipo di patologia, ma se io entro all'interno dell'ospedale e dico mi attaccano con un'arma di energia diretta satellitare o un'arma lunga convogliata, mi irradiano con questi sistemi, là immediatamente vieni messo come una persona malsana di mente, oppure entri in stato di delirio, loro ti dicono, all'interno di un pronto soccorso, perché noi abbiamo avuto delle persone che sono andate all'ospedale, hanno detto delle cose strane e purtroppo gli hanno fatto il TSO e non hanno voluto sentire i nostri consigli di quello che avevamo detto per fatto dell'associazione che aiuta le vittime al controllo mentale, e l'abbiamo creata a Roma. Pensate che quando noi stavamo creando l'associazione a Roma, io durante la notte non dormivo più, dalle 3 alle 6 mi svegliavano sempre, surriscaldamento, frequenze, disturbi, in continuazione, perché non volevano che io creassi questo gruppo a Roma. Dopo che ho creato il gruppo a Roma, ovviamente
si sono modificate determinate cose. Pensate che alcune vittime che dovevano venire oggi qui mi hanno contattato e mi hanno detto che non potevano venire perché non li fanno più dormire durante la notte, li attaccano forti perché non vogliono che noi ci uniamo in gruppo, che noi ci uniamo tutti quanti insieme per fare una denuncia collettiva con il gruppo degli avvocati dell'associazione qui di Roma, che poi ci sono alcune persone che si sono iscritte all'associazione e sono andate già a fare la consulenza legale con l'avvocato, e l'avvocato gli ha chiesto di portare alcune documentazioni che potevano servire per portare una sorta di causa, una sorta di perlomeno di difesa. Perché ovviamente l'avvocato, se uno va da un avvocato, pensate che quando sono andato la prima volta dall'avvocato gli avevo detto che io avevo dei mal di testa che provenivano dai telefonini e che io dovevo staccare la batteria per far diminuire il mal di testa. L'avvocato mi aveva detto che arrivavano delle anomale intercettazioni ambientali al suo studio per le cause penali e che loro non capivano come venivano fatte questi tipi di intercettazioni. Sentono dai telefonini 24 ore su 24, c'è una rete telematica che spia, e quindi tutti i telefoni, tutte quante le mail, tutto quello che gira sul web, il social web, è tutto controllato e spiato. Non esiste più una sorta di privacy, è una privacy fittizia. Sanno le mail, sanno tutto, possono fare tutto come vogliono e quando vogliono, perché il nostro computer, il nostro telefono sta sul desktop remoto e loro possono analizzare e vedere tutto quello che noi facciamo. Non è detto che lo fanno a tutti, però a molte persone lo fanno. Voglio lasciare 5 minuti a Riccardo, 5 minuti però, solo 5 minuti a Riccardo. Riccardo è stato no coraggioso di più, ha fatto 100+ denunce. 104 denunce alla presidenza del Consiglio italiano. Allora, 104 denunce alla presidenza del Consiglio italiano. Riccardo, ex poliziotto dei nuclei operativi della scientifica, è stato attaccato perché ha fatto delle indagini sull'orario impoverito e su determinate altre cose, e addirittura l'hanno allontanato dalla forza di polizia, e adesso però sta sempre all'interno dell'ambito lavorativo del ministero. Riccardo, come? Zanaboni. E lui praticamente viene ancora sottoposto a determinate frequenze o determinati attacchi perché ha fatto il suo dovere. Questa è la cosa strana. Perché la polizia segreta, come diceva il generale Pappalardo, ci attacca? Sono di una corruzione che non ne parliamo. Chiedete a lui che forse è più grave. Ecco, le conosce meglio di me. Ma allora, sì. E allora 5 minuti così poi andiamo via. Ci dovete cacciare. Buonasera a tutti, io sono Riccardo, ex operatore della Polizia Scientifica. E da tempo che mi sto occupando di tante cose, ma prima non come ufficio, ma diciamo che acquisivo notizie di reato a livello personale e poi passavo alle autorità. Mi sono occupato di Monte dei Paschi, ho denunciato Monte dei Paschi nel 2000 per usura, un mese fa ho denunciato il pubblico ministero che ha indagato sulla morte di Davide Rossi, che loro dicevano che si era suicidato, in realtà è stato ucciso. Ho segnalato la morte di Raul Gardini, anche questa sembra una cosa fatta così, ma vi ricordo che 3 giorni prima che fosse suicidato con 2 colpi alla tempia mortali, dichiarò al dottore Di Pietro che praticamente aveva portato 1 miliardo a botteghe oscure e avrebbe cambiato tutta la dinamica di Tangentopoli, perché a quel momento non è che c'era uno bravo e uno cattivo, ma era tutto un sistema. E era vero, perché era così. Nessuno mi ha mai avvicinato. 2 giorni dopo, 2 colpi alla tempia mortali e la pistola a distanza sul davanzale. Praticamente questo si era sparato 2 colpi, aveva avuto il tempo di portare la pistola sul davanzale e poi si era rimesso sulla sedia e si era buttato a terra. Beh, nessuno poi ha detto niente. D'accordo, è finita lì. Di Pietro, siccome è stato bravo, è stato dato anche un collegio al Senato, in un posto dove non c'era possibilità neanche di combattere, perché se andate al Mugello voi potete essere anche i più cattivi di questo mondo, con quel gruppo politico passate
e Di Pietro è stato premiato. Ora, non voglio dare meriti e demeriti a nessuno, ma quando si tocca determinati argomenti in questa Repubblica corrotta, dove abbiamo la peggiore intelligence possibile, perché sono bravi ad operare, però usano pedofilia, pagando spose bambine, segnali questa cosa e tutti ti guardano, ma questo è un mostro di Vega, questo è... L'intelligence italiana paga spose bambine. Che vuol dire paga? Le compra? Le compra, le compra. Per le sono dei malati? Certo. Sono no, no, non sono malati loro. Usano le cosiddette vettori al negativo che c'è per la popolazione nelle zone subsahariane per determinare attacchi terroristici nell'Italia. Allora gli mettono il microfonino, gliene danno in pasto, come una forma di prostituzione, però invece di averci una donna di una certa età, c'è una donna, una donnina piccolina, così che ha 6 anni, 7 anni, 8 anni, che da noi si chiama pedofilia. Ah sì, e questo è un crimine totale. Depistaggio, caso Moro. Un altro caso che ho toccato, tocchi determinati argomenti e ti accorgi che un governo della Repubblica, depista, un'indagine, che è un'indagine di strage, di 5 agenti, di 5 eroi lo chiamo, di cui 2 carabinieri e 3 agenti di pubblica sicurezza, di cui l'unico agente che ha risposto al fuoco non è stato ucciso dalle Brigate Rosse che l'aveva frontalmente, ma ha preso 15 colpi nella zona dorsale e un colpo di grazia con una cartuccia Winchester. Quelle altre erano tutte cartucce NATO 9x21, una era Winchester, probabilmente il pulitore, dico io, che la se l'era dimenticata. Non voglio entrare nel merito perché l'unica cosa che ho chiesto sono i cifrati. Il cifrato cos'è? È quel documento che dall'ufficio scorta Ministero dell'Interno rimane quando parte un ordine alla staffetta. L'ordine è partito alle 8:13 del 16 marzo 1978 dal Ministero dell'Interno per andare in via Fani. Via Fani la scorta non c'era mai passata. In più lì c'era un certo spiriticchio, ci doveva essere il fioraio, il quale la sera sotto casa sua, perché andava a via Fani a vendere fiori, gli hanno tagliato le gomme, quindi non poteva andare, non poteva essere in via Fani, quindi ha lasciato proprio il campo libero a questi signori delle cosiddette Brigate Rosse, che almeno una ha mentito quindi, nei processi. Perché ha mentito? Ha mentito perché? Per due motivi. Perché innanzitutto il ministero gli ha mandato in bocca le due macchine. Tre. Il signor Moretti, ingegner Borghi come alias, ha comprato un appartamento in via Montalcini con un alias appunto e in una palazzina dove c'era 40 appartamenti dati al SISDE. Fatevi dire dal generale, in una palazzina a quel modo lì che vigilanza c'è, che controlli ci sono. Fatevelo dire. Cioè la gente può entrare così tranquillamente e non c'è nessun controllo. Fatevelo dire. E questo vi lascio alla vostra immaginazione. Ora torniamo nel piccolo, perché quando si affronta questi argomenti diventa lesivo sia per chi li affronta e sia per chi c'è in ufficio, perché quando sei in ufficio e alla scientifica cosa devi fare? Devi trovare l'impronta di quel disgraziato che ha rubato nel supermercato e ha preso la lattina di birra e fermarti lì e stare zitto. No, con Riccardo hanno sbagliato. È vero, ma no, mi hanno cacciato, mi hanno cacciato perché prima ho cominciato a avere depressione. Scusa Riccardo, prego. Ma tu non stai correndo dei seri rischi? Sì, certo, già è lo so, infatti per questo sto facendo. La prima non è stata una denuncia ma una segnalazione, perché prima di fare le denunce io ho scritto allora onorevole Minniti, senatore Minniti o deputato, non lo so quale, sottosegretario della presidenza del consiglio con delega all'intelligence. Gli ho detto, guardate, io ho questi sintomi, per la conoscenza che ho, siccome io ho fatto, sono uno tra quelli della polizia che ha responsabilità, aveva NVCR, cioè guerra nucleare, biologica, chimica e nucleare, ho detto, guardate, che queste cose qui sono ricollegabili a tecniche di intelligence molto sofisticate. E gli ho spiegato i sintomi, uno per uno. No, ma mi sarei aspettato che un questore... Io...
i rischi che ai quali alludo adesso sì. sono molto più elementari. Molto guardate, più... mi hanno ammazzato il cane con queste tecniche che mi ha fatto lui. Questa è una tecnica no, io parlo dei tradizionali. Stanno facendo fallire il fidanzato della mia sorella sul lavoro e con tecniche che non vi racconto. No, lo so che mi porteranno a dire basta. Aspetta. Due ictus. Chi lui c'ha avuto due ictus, c'ha avuto un sacco di problemi. Io questo non volevo dire. Ho avuto un problema di coraggio cerebrale, mi hanno tenuto 2 mesi in un ospedale. Quando sono uscito ho trovato tutta la situazione, ma già dall'interno, perché quando mi sono svegliato dal coma, 13 giorni sono stato, mi arriva uno psicologo in camera, che io a fatica camminavo, mi ricordo, perché mi accompagnavano, in due mi tenevano per andare sulla seggiolina, mi fa, lei, signor Zanaboni, ride senza motivo. Non sai. Non ho risposto perché accanto a me c'avevo mamma, ho detto, non voglio turbarla. È andato via, sono andato al capo-reparto, sempre accompagnato, cioè, e ho fatto, scusi, ma a me mi hanno dato 7 volte la dose di morfina, mi hanno dato dosi di anestetico a questo livello, mi posso permettere di fare una risata, o quantomeno di sdrammatizzare dal capo-reparto? Ma te perché? Perché il suo dipendente ha scritto questo. Io, se queste sono persone che lei reputa competenti, io le reputo dei deficienti, scusate, ma... Mi guarda, mi fa, ma ha ragione, però ormai è scritto. Vabbè, tenga pure in questo modo qua. Che ora io nell'ospedale, per una serie di motivi, sono andato a fare una visita e gli ho detto, guardate, che io ho un acufene che non è un acufene, perché io il rumore lo registro. E quando si registra un rumore, questo rumore è una cosa meccanica. Mi guarda, mi fa, senza dirmi niente, chiama la psichiatria al mio paese, a Follonica, ha fatto, guarda, qui c'è un paziente che ha bisogno, quando ha messo giù, ha fatto, dottoressa, io ho bisogno di uno psichiatra, lei ha bisogno di un avvocato, sono sceso e ho presentato la denuncia per abuso d'ufficio e per violazione della privacy, che prima il medico mi deve dire a me cosa devo, me lo deve proporre, questo vuol dire, questo sarebbe il rispetto, però, che è un'odissea, vado a operarmi, di varicocele ai miei testicoli all'ospedale di Grosseto. Perché? Perché c'è questo problema qui e io e la mia ex, poi ci siamo lasciati, volevamo avere un bimbo, ci abbiamo provato. Torno a casa e vedo un oggetto che si muove e sento dei continui ipotermie testicolari. Cioè, scusate, ma... Un oggetto che si muove? Ma ce l'avete con me? Ma... cosa stiamo facendo? Il malato non sono io, Io sono una persona di 50 anni e che ho 17 anni di pubblica sicurezza, mi sono fatto sempre un culo così. E sono stato dalla mattina alla sera anche l'ufficio, spesso pagando anche da mangiare alle persone che erano fermate. Sì. Perché il sistema non ti dà neanche questo. E da bere. Dalle mie tasche insieme agli altri colleghi. E la benzina me la sono anche pagata. La benzina sulle macchine della Polizia di Stato. Cosa volete da me? Vogliamo continuare? Perfetto, continuiamo. Io mi metto dalla parte della Costituzione Repubblicana, mi metto dalla parte della Bibbia, perché sono i miei dubbi sacri di vita, e vado avanti. E sia sul caso Moro, sia su tutte le Lorena un po' venite, tutto il resto, vado a fondo, ammazzatemi pure, io sono qui e vi aspetto. La morte non fa tutto. Allora, io ringrazio il generale del Palazzo, Paolo Scioni che ormai è andato via. Io vi ringrazio, spero che vi è piaciuta la conferenza che abbiamo fatto adesso. Cioè, questo pomeriggio siamo stati bene tutti quanti insieme, abbiamo parlato insomma di questi diritti violati, ma qui bisognava parlare dalla mattina fino alla sera di questa argomentazione. Per una settimana. Per una settimana. Io vi saluto a tutti, grazie. Per essere venuti qui a questo evento. Dall'Alta Italia, questo che abbiamo capito è l'Alta Italia.
Poi chi vuole, allora, se vogliamo continuare l'argomento questa sera, noi ci stiamo spostando in un locale per fare un aperitivo, una pericena che costa solo 8 euro, che sta a Piazzale della Radio. Se volete, Piazzale della Radio 38. Se volete possiamo cenare tutti insieme, ci prendiamo. Certo, perché c'è una macchina. Sì. Ci mangiamo qualcosa tutti quanti insieme, ci prendiamo un aperitivo, almeno quando uno beve le cose, quando uno degusta un vino, qualcosa può parlare meglio. Allora, il prossimo incontro lo metteremo su internet, perché adesso abbiamo anche un altro incontro. Sì, ma abbiamo avuto c'è stato un grosso lutto tra i ricercatori, Stefano che fece il mittito dopo che è stato preso da un ictus, purtroppo è morto l'altro giorno, ci stava nella carriera bella. Per me l'hanno voluto azzittare, perché stava parlando praticamente di alcune cose importanti, voleva fare dei nuovi video, all'improvviso ha avuto questo ictus. E poi hanno riscontrato un tumore, se vi dico la storia del tumore, come è nata. Io sono andato al centro storico, al suo studio, mentre stavamo sul suo studio io ho fatto vedere queste strumentazioni e si era alterata la frequenza 3,5 Hz, lui scherzava se lo metteva vicino alla testa e a un certo punto gli ho detto guarda che c'è la frequenza 3,5 Hz, lui è cambiato, ho detto ma lo sai che frequenza è quella? Quella è una frequenza che sviluppa l'endastasi tumorale, cioè il ceppo, fatalità, anche lui aveva un tumore, non sarà un caso, una coincidenza. Qui le frequenze dei 50 Hz sono veramente alte come quelle di elettromagnetici. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti, manderemo poi su Angeli Custodi MK Ultra Italia o su Emiliano Paprione su YouTube, manderemo la registrazione dell'evento, poi qualunque cosa potete cercarmi sui miei canali, chi nel controllo mentale, oppure nei canali di YouTube, Emiliano Paprione ricercatore per poter parlare. Prendete questo foglietto, e questo è molto importante. Chi mi accende?
Quando dove stai? Se ne devo, non lo so.